Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo video, gli incredibili vantaggi del pacchetto informativo. Adesso vi spiegherò esattamente cos'è questo fantastico strumento che vi può tornare utile per cercare di accrescere tanta roba che adesso vedremo, ma prima di andare avanti due dettagli importanti. Innanzitutto mi presento, sono Simone Rossi, sono il primo agente immobiliare Remax 2018-2019-2020 per volume di fatturato prodotto. Sostanzialmente sono quello che ha incassato di più su 5.000 agenti Remax. Ma la cosa più importante è che sono il primo agente immobiliare che racconta agli agenti immobiliari come fare l'agente immobiliare ascoltando, sentendo come te ogni giorno per la strada e in casa dei clienti le solite cose che ci raccontano, ok? Per cui so esattamente com'è il tuo mondo perché è esattamente il mio, ok? Per cui due cose, sotto c'è una campanellina, puoi far iscriversi in modo che i prossimi video bellissimi che stanno uscendo, li ho già preparati e usciranno nei prossimi giorni sul team, sull'acquisizione eccetera, e la possibilità di avere, non perderti, insomma, ti arriva una notifica. La seconda cosa importante, nella descrizione trovi tutti quei dettagli che ti possono dare la possibilità di accedere alle mie informazioni riservate che do solo ai miei studenti, e trovi un link se ti interessa, c'è anche il numero verde e fai quello che vuoi, senti qual è il percorso più giusto e se hai bisogno ovviamente siamo qui. Gli incredibili vantaggi del pacchetto informativo. Innanzitutto, che cos'è il pacchetto informativo? Il pacchetto informativo è questa cosa super figa, ok? Contiene tante informazioni importanti. E cosa serve quando viene mandato? Il pacchetto informativo è materiale di marketing che viene inviato prima del nostro appuntamento e per la presa dell'incarico. Per cui io devo andare a vedere un immobile a Bologna venerdì. Questa roba qui io gliela preparo e gliela mando mercoledì, gli arriva con un Pony Express a casa dentro una busta brandizzata del mio team, e qui dentro ci sono tutte quelle informazioni che sono necessarie a preparare al meglio l'appuntamento e predisporre il cliente al darci un incarico non tra un mese, venerdì quando andiamo a casa sua, ok? A cosa serve e perché è importante? La prima cosa importantissima è che questo strumento crea un qualcosa che è sconosciuto nel mondo immobiliare, che si chiama autorevolezza. L'autorevolezza qual è? E che cos'è soprattutto? L'autorevolezza è quella sensazione che tu hai nel momento in cui guardi un professionista e tu capisci che ne sa di brutto, che è il tuo guru in quella nicchia. Per cui, per darmi un'idea, è nel momento in cui tu, che ne so, ti fa male un orecchio e ti fa male da tanto tempo, ti fa tanto male, e vai a una visita specialistica da un otorino laringoiata. Quello per te è dimmi come risolvere la cosa, ok? È un guru in quella situazione che ti può risolvere comunque il tuo problema, ok? L'autorevolezza è questa, ok? Immaginiamo, avete presente il dottor House? Ecco, quello è l'immagine dell'autorevolezza, poi può essere discutibile caratterialmente, però è una persona autorevole, giusto per darvi un'indicazione. E perché è importante questo? Perché nel momento in cui tu riesci a essere autorevole nei confronti delle persone, le persone ti ascoltano, perché non sei più lì a consigliare, ma fai una cosa completamente diversa, che è prescrivere la soluzione. E la prescrizione della soluzione non è una, come posso dire, un parere, è quello che bisogna fare. Nel momento in cui si prepara il campo all'appuntamento con il pacchetto e tante altre cose che insegno, un obiettivo 100 transazioni che è il corso di bandiera che io faccio per tutti gli agenti che vogliono sostanzialmente prendere quote di mercato della loro città e acquisire in maniera seriale 7, 8, 10 incarichi al mese. E è un presupposto importantissimo, perché se non c'è questa, tu vieni visto come il ragazzino, come quello del telemarketing, cioè vieni visto come una persona dov'è da bastonare da un punto di vista di prezzo, da un punto di vista di mediazione, eccetera. Se crei questo, tu hai la possibilità di farti ascoltare e guidare le persone nel tuo servizio, che deve essere ovviamente anche il migliore, cioè ci deve essere anche della sostanza, ovviamente, ragazzi, sennò la voce in poco tempo si sparge e voi siete fuori, buttati a calci nel culo fuori dal mercato. Però se sei bravo non basta, il problema è questo, ah io sono bravo, non basta, devi creare questa sensazione, la sensazione di autorevolezza, il potere di quello che viene definito la star locale, il guru, quello che vuoi in quel settore specifico, ok? E questo strumento qui, che è composto da 24-25 facciate, e buona parte, almeno 10 facciate, serve per creare autorevolezza. Ci sono dei contenuti tuoi, della tua agenzia, personali, risultati, eccetera, che ti danno la possibilità di sostanzialmente dare questa percezione al cliente, oltre al fatto che arriva una cosa figa che non fa nessuno a casa, già dà la sensazione, insomma, che sei una persona diversa. Ecco, essere una persona diversa è già importante, perché il 99% delle persone sbagliano, se no il 99% sarebbero ricche, non l'1% ricco e il 99% povero, ok? O il 99% non ottengono risultati e l'1% non top produce. È perché questo 1% fa cose completamente diverse, tra cui questo pacchetto fatto in un determinato criterio. Autorevolezza, base, 10 delle 25 facciate su questa roba qui. Altra cosa importantissima, il pacchetto all'interno crea
una disproporzione tra, nella testa del cliente, tale per cui è più lo svantaggio nel non darti l'incarico che il vantaggio a dartelo. Ribadisco, crea una disproporzione a livello percettivo, tale per cui lui ha molti più vantaggi nel darti l'incarico che svantaggi nel non dartelo. Ok? Per cui è costretto a fare una cosa di questo tipo. Perché questo? Perché in realtà all'interno ci sono anche una serie di garanzie che noi diamo. A me, come posso dire, a me piace prendere degli impegni, ma allo stesso tempo voglio, dall'altra parte, siccome una persona che non ci conosce se ne sente a destra e a sinistra di cotte di crude sugli agenti immobiliari in generale, nel momento in cui tu crei una situazione tale per cui lui è tranquillo, perché nel momento in cui tu affidi l'incarico, tu farai A, B, C e D, e nel momento che non fai A, B, C e D, lui ha la possibilità di fare un passo indietro, ok? E questo vai a distruggere la concorrenza. Io do due garanzie, e il fatto che faccio determinate cose lo spiego in un determinato modo, e l'altro che ottengo quei tipi di risultati e lo metto come garanzia, ovviamente studiata, fatta in una maniera corretta, tale per cui lui sa che nel momento che mi affida l'incarico ha due garanzie. Le due garanzie a grandi linee sono queste: mi hai promesso che riuscirai a ottenere questo, A, B, mi hai promesso che farai questo, B. Queste sono le due garanzie, spiegate bene. Questa è una cosa, ribadisco, che crea una grossissima disproporzione tra i vantaggi nel darti un incarico piuttosto gli svantaggi nel non dartelo. Se crei questa cosa qui, è un invito all'azione potentissima nell'affidarti l'incarico. Io su questa roba qui, anche nella listing presentation, per me è importante farla emergere, non lo fa nessuno, ok? Ci sono un sacco di garanzie fuori in altri settori, nel nostro settore immobiliare è una cosa nuova. E se sei il primo che lo fa nella tua città e la sai vendere bene, la sai indicare bene, la sai spiegare bene, con un criterio ovviamente che tuteli anche te, partendo dal presupposto che tu devi fare le cose che prometti, perché sennò sei un ciarlatano e io non ci voglio avere nulla a che fare. Io anche nel corso Obiettivo 100 spiego benissimo come fare questa roba qui. Tra altre cose, l'Obiettivo 100 è allegato anche il pacchetto informativo, ci sono, vedi tutto quello che c'è dentro, editabile, cambi login, tra altre cose c'è anche la possibilità di parlare con la mia grafica e cambiare i login 3 secondi sei in pista e al tuo strumento. Creare disproporzione, per cui autorevolezza, essere percepiti come, tra virgolette, autorevoli, e la persona autorevole prescrive e non dà consigli, e creare una disproporzione, quella che vi ho detto prima. Terza ed ultima cosa, disarma la diffidenza. Come vi dicevo prima, è chiaro che siamo in un mondo dove, soprattutto quando il livello della posta è alto, la gente è diffidente. È normale, ragazzi, che sia così, cioè è normalissimo. Per cui una delle cose più importanti che il pacchetto informativo fa è disarma la diffidenza. Come si disarma la diffidenza? Dando tutto quello che serve per poter fare le valutazioni del caso al cliente, prima del tuo arrivo, ok? Per cui prima del tuo arrivo dai delle informazioni tali per cui lui può verificare, può far vedere avvocati, notai, commerciali, chi vuole, tale per cui quando ti presenti lì la sensazione deve essere questa. Ed è quello che succede. Mi hai mandato talmente tutto prima che una persona che fa così è impossibile che mi nasconda qualcosa, perché le persone che nascondono qualcosa tendono a nascondere qualcosa, quelle che ti vogliono fregare o c'è qualcosa, la truffetta, il Ponzi, sta roba qui, non ti dicono tutto. Nel momento in cui tu mi fai vedere tutto, a questo punto è impossibile che tu mi freghi. Vi voglio dare un dato. Beh, nel momento in cui faccio tutto questo, tra le cose che servono, io mando già il mandato precompilato, giusto per darvi una delle tante cose, e non lo leggiamo neanche l'incarico. Ok? Per cui nel momento in cui sono in acquisizione, listing presentation, che faccio la listing presentation in un certo modo, riguardiamo alcuni dettagli, eccetera, il cliente non legge neanche il contratto. Mettiamo ovviamente il prezzo, mettiamo insomma quello che è da fare, ma la gente non è che rilegge tutto. Questo è importantissimo. Disarmare la diffidenza è un qualcosa che ci rende veramente diversi rispetto a tutti gli altri. Tutti quelli che arrivano lì, forzano la venditina. A me non piace forzare la venditina, a me piace arrivare lì che ci sono già tutte le condizioni per poter chiudere, perché nel momento in cui io entro a casa tua dopo che ti è arrivato questo, ok, tu mi hai autorizzato in maniera indiretta a uscire con un incarico. Ribadisco, nel momento in cui io vengo a casa tua e prima ti è arrivato quel materiale dove è scritto tutto e predispone già il cliente a sapere cosa vado a fare, io non vado a fare delle chiacchiere. Io vado lì per prendere l'incarico e vendere la casa, lo sanno già da lì dentro. Nel momento in cui tu mi autorizzi a venire a casa tua dopo che hai letto questo e io faccio un passo a casa tua, io mi posso permettere di andare giù pari e uscire con quell'incarico lì. Non c'è da discutere, tu lo sai qual è il motivo. E c'è sempre questa paurina, ah ma faccio un no, lo dico, ah ma sembra no.
Se arriva questo prima, tu sei autorizzato a uscire con un incarico di vendita. Si aspetta quella roba lì. Se non lo prendi è una tua colpa, ok? Se no, se c'è qualche problema, salta fuori prima dell'appuntamento. Dopo che hai inviato quello, magari si fanno determinate cose, il call si sente quali sono le opinioni, cioè c'è tutto un sistema che racconto bene, e eccetera, eccetera, eccetera. Ribadisco, autorevolezza, disproporzione tra i vantaggi e svantaggi, disarma la diffidenza del cliente. Già con queste tre cose qui, e siamo già veramente molto più avanti rispetto al 99% di agenti immobiliari. Io direi che sotto hai il link della descrizione se vuoi accedere appunto al contenuto formativo dove spiego obiettivo 100 transazioni, non hanno comprato più di, non lo so, 250-300 persone, agenti immobiliari, non lo so, stanno ottenendo risultati incredibili, hai la possibilità, la volontà di poterci accedere, io sono, ti aspetto dall'altra parte, Simone Rossi, ciao.